I Lions stamattina si presentano qui a Bagnara Calabra, anche se ormai sono conosciuti, diciamo, e in questa bella cittadina da molti anni che, e tante sono state le iniziative che hanno portato avanti. Grazie per il riconoscimento. In effetti oggi è il nostro giorno internazionale, il Lions Day, che celebriamo con la raccolta degli occhiali sarti. Siamo il Lions Club Torre Ruggero di Bagnara Calabra, la perla dello stretto, la cittadina del torrone IGP, unico e secondo solo un paese della Spagna a livello europeo e mondiale quindi. Siamo orgogliosi di far parte di questa cittadina e speriamo di avere gente che viene in questi luoghi meravigliosi. Guardatevi lo stretto di Messina, l'eccezionale Hotel Vittoria, nostra sede ufficiale. Siamo con voi, siamo per la crescita del mondo. Questa è la seconda giornata perché ieri c'è stata un'importante iniziativa qui al Liceo Fermi di Bagnara. Ieri abbiamo celebrato un service legato al campo pediatrico. Ci interessiamo di molte iniziative, fra cui quella della prevenzione medica, quella della tutela dell'ambiente, quella della promozione delle piccole attività o grandi attività cittadine che possono migliorare i luoghi in cui viviamo. Questo è il nostro scopo generale. Vi invitiamo ad avvicinarvi e ad essere Lions come noi. Ecco, oggi la raccolta degli occhiali, gli occhiali che poi saranno ripuliti, risistemati. Risistemati e inviati nei luoghi della terra dove c'è bisogno e dove la natura che ha non ha dotato persone della vista, diciamo, al 100%, hanno la possibilità, non potendo comprare loro gli occhiali, di averla attraverso il nostro service, attraverso il nostro servizio. Siamo qui per aiutare nel mondo il mondo. Uno dei simboli è questo di un paese nostro amico, la Svezia. Siamo collegati, siamo gruppi, facciamo parte di una catena di 1.400.000 persone nel mondo. Siamo in 200 paesi o territori e con 48.000 club nel mondo. Quindi siamo concatenati e siamo per il servizio. Speriamo nella ricaduta della pace in questi tempi un po' tristi che ci attraversano, voglio dire, prima la pandemia e adesso questa triste e brutta, diciamo, avventura che l'Europa sta attraversando, speriamo che si risolva presto. Il nostro simbolo della pace, come vedete, le nostre bandiere sono le bandiere della pace, la vera bandiera della pace, la bandiera italiana, la bandiera europea. Questi sono i veri simboli della pace.